Buongiorno a tutti e benvenuti su Escursioni Col o Cool Messali. Oggi sveglia prestissimo alle 3:15 per essere all'alba a Tremalzo, località in Val di Ledro. Ci aspetta quella che a mio giudizio dovrebbe essere un'escursione molto interessante. Coinvolgerà in parte anche la strada della Grande Guerra, che è una strada che, come dice il nome, fu realizzata nella Prima Guerra Mondiale per difendere i confini dalle truppe austriache. Le previsioni non sono bellissime, per ora il tempo regge, vedremo cosa ci aspetta la giornata. Seguitemi. Bello, direi che mi sta già piacendo molto, e il tempo davvero per ora è clemente, speriamo che regga. Bene, è la prima deviazione. Adesso si scende verso la Valle di Ledro e poi si prende il sentiero 457. Dal basso provengono dei latrati abbastanza inquietanti, io mi sto dirigendo proprio lì, speriamo non succeda nulla. Sono arrivato all'incrocio col sentiero 457 basso, non mi ha sbranato nessun cane, continuo così. Sono arrivato più o meno a metà del sentiero 457, inizia una bella salita e dovrò costeggiare la parete rocciosa che vedete alle mie spalle. Ho raggiunto la tappa intermedia dell'andata, ovvero il passo nota, e ne approfitto per fare una merendina. Avrei dovuto scendere a Passonota per un sentiero che però non si trova, me l'hanno confermato anche degli escursionisti che ho incrociato, quindi percorro la strada anche in discesa, ma non è un male. Thank you.
Ed ecco qua, il rifugio degli alpini a Passonota, comodamente raggiungibile anche in macchina partendo da Tremosine. Una bestemmia per gli escursionisti. Ho deciso di proseguire oltre la mia meta, che era il Passonota, però ho fatto poche centinaia di metri e alla fine ho deciso di tornare indietro perché il tempo si sta guastando, la strada è lunga, meglio tornare. Molto bello però anche qua. Tornati al passo Pra della Rosa, adesso ci aspettano gli ultimi 5-6 km lungo la strada della Grande Guerra per il tratto che non abbiamo ancora percorso. Andiamo. Da questo punto in avanti inizia il tratto lungo il costone roccioso, quindi come direbbe Nico Cereghini, casco sempre allacciato e luci accese anche di giorno. Sono giunto nei pressi della galleria principale, oltre alla quale mi aspetta Tremalzo. Una straordinaria opera d'arte nell'accezione ingegneristica del termine. Un vero peccato che sia stata realizzata per un evento funesto come la guerra. Sono tornato nel punto da cui sono sceso per legarmi al sentiero 457. Da qua non si vede il lago di Ledro, però comunque è davvero un grande spettacolo. L'escursione è proprio finita. Mi è piaciuta? Molto. La consiglierei senza ombra di dubbio. Anzi, sarà difficile trovare un itinerario che mi possa regalare le emozioni che mi ha regalato questo. Però ci proviamo e voi, nel dubbio, restate sempre sintonizzati sul canale e ci vediamo al prossimo video. Ciao! E se va bene a MES, buona camminata a tutti!